Natale all'insegna della tradizione e della sobrietà, anche a tavola. La maggior parte dei calabresi non rinuncia a trascorrere le festività in famiglia. Tradizione rispettata anche a tavola, con cena di vigilia a base di pesce e carne per Natale. Le nostre ricette sono tutte a base di prodotti calabresi di eccellenza. Il pranzo inizia con un antipasto a base di crespelle ripiene alle alici e salumi DOP, come salsiccia, capicollo, pancetta e soppressata, con aggiunta di pecorino crotonese e caciocavallo silano. Tra i classici primi, le scialatelle con ragù di maiale e la minestra con verdure di campo e fagioli, mentre tra i secondi, capretto al forno alle erbe selvatiche o un buon pesce stocco di Cittanova. Come contorno, il broccolo calabrese saltato in padella e condito con peperoncino. Tra i dolci, fichi a crocetta ricoperti al cioccolato, vini e liquori e grappa al peperoncino. Come sempre però, occhio agli sprechi, il dato che riguarda l'Italia non è dei più incoraggianti. Nel nostro paese fra Natale e Capodanno sono quasi 400.000 le tonnellate di cibo che ogni anno finiscono nella spazzatura. Ogni famiglia italiana butta via una media di 50 euro, acquistiamo una quantità eccessiva di alimenti che non mangiamo e che poi buttiamo. Trasmissioni televisive, libri, siti web traboccano di soluzioni contro gli sprechi, iniziative per aiutare chi ha più bisogno, consigli per spendere bene il proprio denaro, ma ad invertire questa tendenza proprio non riusciamo. Le celebrazioni a casa nostra non mancano e non devono mancare, ma basterebbe abbinare ai prodotti di eccellenza un pizzico di buonsenso e qualche sana abitudine per ritrovarci fra un anno con un bilancio decisamente positivo. Una passeggiata alla scoperta dei presepi, antica e storica tradizione legata alla sacra rappresentazione della Natività. Tanti presepi allestiti nelle parrocchie, cappelle ed oratori della Calabria, ma anche quelli viventi, che tracciano un vero e proprio itinerario alla scoperta del patrimonio architettonico-religioso della nostra regione. Ma in Italia, accanto ai protagonisti canonici del presepe, spesso si uniscono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana. È il caso di San Gregorio Armeno, via degli artigiani del presepe. Il presepe non è solo una rappresentazione artistica, ma una macchina del tempo. I maestri, con una cura del dettaglio quasi maniacale, ricostruiscono gli scorci più caratteristici del centro storico, consentendo ai visitatori di diventare parte integrante del presepe stesso. Si riscoprono così le botteghe artigianali, cancellate dal tempo e dalle nuove tecnologie. I botti di Capodanno li spaventano e le portate del cenone non sempre sono adatte. Anche i nostri amici a quattro zampe hanno diritto a trascorrere le feste natalizie in tutta serenità. Come? Ecco i consigli del Ministero. Non variare la loro alimentazione, non esagerare con il cibo. Qualche strappo è concesso, se limitato ad un boccone extra. Evitiamo però i cibi eccessivamente conditi, speziati o piccanti. I botti di Capodanno poi provocano paura e stress. Ogni anno molti animali rimangono feriti o muoiono a causa dello scoppio di petardi. Alla mezzanotte si consiglia di non tenere cani e gatti all'aperto e non lasciarli soli. Per attutire i rumori chiudiamo bene le finestre ed alziamo al massimo il volume di radio o TV. Cerchiamo di distrarli con i giochi o con bocconcini appetitosi. E poi attenti agli addobbi natalizi, le luci di colori accesi attraggono i nostri amici a quattro zampe, ma sono potenzialmente pericolosi. Palline in vetro, nastri e fiocchi dei regali polistirolo, candele accese incustodite e neve artificiale possono trasformarsi in pericoli. La stella di Natale può essere pericolosa se ingerita, il succo lattiginoso del gambo è velenoso. Pochi e semplici consigli dunque per trascorrere e regalare ai nostri fedeli amici un Natale sereno. Coperto da una grande bandiera rosso-blu ha fatto la sua comparsa su piazza 11 settembre il Pulmino, che è il paradiso dei poveri. L'associazione fondata da padre Fedele Bisceglia ha adesso in dotazione e che sarà dedicato al trasporto dei diversamente abili di Cosenza. Un pulmino che è stato acquistato quasi interamente grazie alle donazioni di migliaia di cittadini, e presto ce ne sarà un altro. Ce ne sarà un secondo che verrà offerto da Scintille, Montesanto, da Sergio Mazzucca,
penso dopo l'Epifania, però questo sono orgoglioso di poter dire che i ragazzi diversamente abili potranno andare al mare, potranno andare nei santuari. Io avrò il mio autista, che è Giovanni Valentino, non lo cederemo a nessuno, nessuno guiderà questo pulmino se non le persone fidate, quindi chi meglio del mio autista può portare avanti questo pulmino. Sono veramente contento, sono contentissimo con l'aiuto di tutti, sia di Carlo Magno che mi ha fatto lo sconto, sia delle persone che in piccolo hanno offerto da tutti, hanno offerto quelli che potevano, e sia perché, questo non l'ho detto ma qui lo voglio dire, la mia ricompensa per come assessore è andata tutto quanto su questo pulmino, e negli anni e nei mesi seguenti sarà per il paradiso dei poveri che stiamo allestendo, come tu ben sai. Grazie, auguri, buon Natale e buon anno a tutti, ciao, vogliamoci bene. Più che una festa vera e propria, è stato un incontro per approfondire il tema del Natale e del donare, quello che si è svolto nell'asilo comunale di Via Livatino a Cosenza, dove si sono riuniti anche gli alunni degli altri asili cittadini. Nel giardino dell'asilo è stata allestita una capanna, simbolo dell'accoglienza. Siamo qui per dare un senso al Natale. Il Natale come gioia, come condivisione e soprattutto come incontro tra le famiglie che frequentano e abitano i luoghi educativi e tutto il gruppo educativo. È un modo per stare insieme, perché il Natale ha questo significato di stare insieme. L'amministrazione comunale di Cosenza conferma di avere molta attenzione per il mondo della scuola. Per il mondo della scuola sì, ha molta attenzione l'amministrazione, ho molta attenzione anche io perché vengo dal mondo della scuola, e momenti come questi sono importantissimi perché danno un senso al Natale, e che siamo diventati semplicemente utilitaristici, e anche il Natale è diventato una festa di spese, e quindi momenti così che riuniscono le famiglie, che mettono i bambini insieme ai nonni, insieme ai genitori, insieme ai maestri, è un momento importantissimo. E poi ho organizzato in una maniera molto bella questa mangiatoia, dà ai bambini l'idea veramente del presepe. Corsi molto interessanti, di cosa si tratta? Siamo anche molto contenti perché abbiamo ottenuto da poco il patrocinio dalla provincia di Catanzaro, che ha sposato subito questa nostra iniziativa, e quindi noi potremmo usufruire di questi spazi perché la provincia ci ha permesso di farlo, e non è poco oggi come oggi. Adesso siamo ospiti della sede del WWF provinciale, perché per fare questo lavoro con il corpo e con la voce abbiamo bisogno, infatti sono scalzo, abbiamo bisogno di un posto con il parquet e abbiamo bisogno di spazio vuoto, e ci occuperemo insieme a Lucia Bianchi di questo laboratorio che si chiama appunto Il Corpo, il Respiro e la Voce Umana, ed è una cosa sperimentale che insomma abbiamo cercato di proporre qui a Catanzaro, ma oggi abbiamo delle persone che sono venute anche da Reggio, quindi voglio dire si sta espandendo la cosa, e sono molto orgogliosa di questo. È la prima volta che si lavora, e lo possiamo dire anche con orgoglio, insomma è la prima volta che si lavora con il corpo e con la voce umana, non a fini prettamente artistici o estetici. Infatti volevamo dire, non bisogna essere attori, professionisti o cantanti per approcciarsi a questo laboratorio, ma lo si può fare semplicemente con il desiderio di lavorare con il proprio strumento più sacro e più puro, appunto la propria voce. Quindi è un modo anche per stare meglio con se stessi, oltre sì, che certo, per comunicare. Nel momento in cui stiamo bene con noi stessi, riusciamo anche a comunicare meglio. Esatto, sì. Infatti abbiamo scelto di unire insieme anche il lavoro sul corpo, che anche lui effettivamente porta avanti, anche se è specializzato a lavorare prettamente sulla voce. E io invece da 15 anni lavoro sul corpo per quanto riguarda il lavoro più di performance e performativo. Quindi abbiamo scelto di unire le tecniche e sperimentare un modo utile per chiunque per poter entrare in contatto con quello che
che siamo, ossia corpo, voce e quindi mente, no? Solo dopo aver scoperto chi siamo e come siamo, possiamo comunicarlo. Esatto. E quindi il corpo ci dice che cosa siamo, come stiamo. Per fare questo utilizziamo un'esperienza di tantissimi anni che stiamo scegliendo proprio di mettere insieme per chiunque, di condividere in questo senso, in quest'ottica qui. Spettacolo a sorpresa sulla tradizione del pastiche storico della scuola melodica napoletana andrà in scena il prossimo 29 dicembre al Teatro Rendano di Cosenza. Una folle giornata in musica tra lirica, operetta, melodie napoletane. E questo è il titolo della pièce diretta dal regista Vincenzo Grisostomi Travaglini, che vedrà protagonisti cantanti e attori cosentini. La serata di gala, che anticiperà l'inizio del nuovo anno, è il primo degli appuntamenti di musica e teatro promossi dall'Associazione Culturale Polimnia e patrocinati dal Comune di Cosenza, all'interno di un progetto più ampio sulla valorizzazione dei beni storico-artistici della città. Io mi trovo in perfetta sintonia con le finalità dell'Associazione Polimnia. Innanzitutto e principalmente lo scopo che si è prefissa, ovvero quello del restauro del sipario storico del Teatro Rendano, che è un vero e proprio gioiello da preservare per la cultura della città, e la cultura vuol dire anche il sociale, poi legato anche a quella che è la valorizzazione delle realtà artistiche del territorio del Cosentino, quindi per quanto riguarda i cantanti e anche tutte quanti gli altri componenti di questo galà, di questo spettacolo, di questo pastiche fra virgolette storico, seguendo la tradizione della scuola napoletana. Ma quando cada sa Cosenza noscia, s'alza, si vota, si gira e riminia, tanto si muova, para che na gioscia, chi se Cosenza è come una ciotia. Probabilmente vi starete chiedendo se Nicolas Cage parli il dialetto cosentino. La voce che abbiamo appena ascoltato appartiene infatti a Pasquale Anselmo, attore Bruzio, che da anni è ormai una delle voci più note ed apprezzate del cinema, premiato quest'anno come miglior doppiatore italiano di serie TV. Il riconoscimento conferito a Roma al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio è per la magistrale interpretazione del protagonista Saul Goodman nella fortunata serie Better Call Saul, in onda su Netflix. Una carriera iniziata quasi per caso a 16 anni con un gruppo di teatro nella sua Cosenza, poi il concorso a Roma all'Accademia di Arte Drammatica e dopo anni di cinema e televisione l'approccio al mondo del doppiaggio, un mondo che gli ha permesso di dar voce a grandissimi attori come Nicolas Cage, John Turturro, Philip Seymour Hoffman e Jason Statham. Non solo attori, Anselmo doppia anche le icone dei più famosi format televisivi americani e gli amati personaggi dei cartoon. Buddy Valastro, il boss delle cerimonie, e poi Lupin III, Rico, il pinguino di Madagascar, e Smithers dei Simpson. Attore, doppiatore e artista poliedrico, Anselmo resta profondamente legato alla sua città, fiero delle sue origini. Io cosentino signo e mi ne vanto, dice una volta una canzone da Cosenza. Non è che adesso per forza non santo, basta solo che pensi con coscienza, che non si campa solo con la pela, e forse bastano che le mezzi di riso. Se ne impegniamo du mare fino a sila, e Saciotia diventa paradiso. Ho il cervello che bolle, sono in cura da un medico, mi gira le balle. Scrittore, comico teatrale, conduttore, più in generale affabile, cortese e veloce, in una parola Dario Vergassola, vero matador della seconda serata di Prima Fila, la rassegna organizzata dall'Associazione Culturale 900 Teatri con la presidente Luisa Giannotti per la direzione artistica di Benedetto Cassiota. Al Cineteatro di Mormanno ha incantato il pubblico con la sua vis comica spontanea e gustosamente imprevedibile, come l'è stato nell'intervista parlandoci del suo viaggio dalla Mezzia a Mormanno con la Salerno-Reggio Calabria fresca di inaugurazione. L'ho trovata fantastica, c'è una parte meravigliosa, bella, nuova, pulita, efficiente, così avevo paura di qualche tra un viadotto e l'altro che ci fosse la sabbia dentro e che si staccassero i ponteggi, però insomma se Dio vuole è una vergogna adesso sinceramente, ma anche per la popolazione, insomma uno si sente anche preso in giro. Non me la danno?
Ma io ci può fare quell'applauso, non so mai come cazzo la fine. Non me la danno mai. Oh, oh. Diciamo come nascono i tuoi testi. Ma guarda, intanto io ho un paio di autori che sono anche bravi, con cui lavoro, facciamo l'intervista, facciamo quelle cose lì, e poi le notizie le trovi dal giornale, fai queste chiuse qua, veramente furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, uno ha detto tutto a suo padre, cioè, e ha chiuso la battuta, quindi rimani scioccato anche da, vedo, ride anche questo il ragazzo che tiene il trespolo, sta muovendo il trespolo, non so se c'è qualcuno dietro che gli è saltato addosso, oppure... Oggi Marta mi ha chiamato per parlare all'aria aperta. Ma dal tono della voce ho già capito la giornata di merda. Ha iniziato coi discorsi che mi vuole troppo bene. Ne ha parlato anche con Mario, anche lui mi vuole bene. Ma chi è questo Mario? Cosa vuole sto Mario?